Matilde De Rico, quanta diffidenza e indifferenza c'è verso il femminicidio oggi? Bah, oggi meno del passato, perché sicuramente se ne parla tanto, se ne parla molto di più. Quando ho iniziato io con Amore Criminale 8 anni fa, non era stata neanche approvata la legge sul femminicidio, quindi la legge quella sullo stalking. Sicuramente era un argomento poco trattato, relegato nelle notizie di cronaca, indifferente più. Oggi qualcosa è cambiato. Qual è la questione culturale che porta, diciamo, a far resistere questa brutta abitudine? La violenza sulle donne è un problema culturale serio. Solo partendo da un grande lavoro di formazione, da una grande opera culturale di educazione al rispetto dell'altro, all'idea che l'altro, è altro da sé, cioè stare con una donna non significa essere diventati proprietari di quella donna. Bisogna imparare a gestire anche il lutto del rifiuto. Calcolate che nell'80% dei casi quando muore una donna il motivo è sempre lo stesso, perché l'uomo che sta con lei non l'ha voluta lasciare libera se lei ovviamente ha deciso di porre fine a quella storia d'amore. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Lei è regista di un programma noto su Rai 3, Amore Criminale. Ecco, quali sono i risultati? Beh, Amore Criminale è nato 8 anni fa come un esperimento, oggi è diventata una trasmissione di successo, popolare, conosciuta da tutti. È una trasmissione di servizio pubblico, molto importante, è una trasmissione utile. Pensate che tante donne ci scrivono, ci chiedono aiuto e noi le mettiamo in contatto con i centri antiviolenza, quindi l'obiettivo è più che raggiunto. Grazie. Prego.